12. Allora, mi fa strano. Quindi sono pronto all'apocalisse che sta per venire. E come vedete, io sono i miei attaccanti, non indovino. Vi avevo pronosticato l'apocalisse la settimana scorsa nel Fantasfogo. Ed eccoci qua, nel nuovo Fantasfogo. L'apocalisse è arrivata. Allora, bentornati e parliamone di quello che è successo con molta calma. Mi sono dovuto molto tranquillizzare per registrare. Non avevo la forza, vi giuro, ve lo giuro. Anche perché chi segue Instagram più o meno sa cosa è successo, però è veramente il colmo perché poi uno guardava la partita della Cremonese con qualche speranza, dai, tutto sommato, perché era divertente se la Sampdoria perdeva un'altra partita. Invece no, ha vinto. Ma vediamo cosa è successo. Vi dico anche che per quanto riguarda il Totosfogo non ci saranno vincitori questa giornata perché il vincitore, anche in questo caso se seguite Instagram, lo sapete e non l'avevo messo in nomination perché dopo tutto cosa ti aspetti da lui? Però ha fatto peggio di quello che potevo aspettarmi. Vi vado comunque ad elencare chi teoricamente aveva vinto, ovvero chi ha votato Piontek, che continua a fare danni. E sono Niccolò Aresu, Livio Celentano, La Ragazza Maganera, Genoa Always, Ivan Di Crescio, Ivan Gallo, Fulvio Celentano e Francesco Nicchio. Queste sono le persone che hanno votato Piontek, che probabilmente menzionerò anche su Instagram specificando che per quanto riguarda la classifica non avete fatto punti perché il vincitore è Cyriel Dessers, ovviamente. Avevo messo quattro attaccanti in lista, alla fine chi mi ha inchiappettato è proprio lui. Allora, il colmo veramente per un tifoso del genere ritrovarsi lunedì sera così a guardare Cremonese e Sampdoria con speranze di classifica e con speranze di fantacalcio, almeno una la volevo evitare. E andiamo a vedere cosa è successo, perché la settimana scorsa nella live vi avevo detto che avevo tanta paura di Cialanoglu e Abraham, avevo preventivato di prendere un paio di gol da questi due e avevo preventivato anche di prendere schiaffoni in questa partita, ma stava andando bene. Vi elenco i giocatori arrivati a lunedì sera: Miey, Szczęsny 6 più 1, 7, Schurrs 7, Gatti non ha giocato dalla panchina, entrava addirittura Marusic dalla panchina, mi entrava Marusic, capite il mio poi scetticismo ma anche fiducia. Marusic 7 e mezzo più assist 8 e mezzo. Poi c'era Biraghi che ormai è babbonato al 5, 5, Koopmeiners 5, Barella che porta avanti sempre la carretta, 7 e mezzo ammonito, gol 10, Decateler. Ti voglio bene, però stiamo un po' esagerando, 5. Arnautovic sia santificato il suo nome, 7 ammonito, gol 9,5, Piontek 5,5. Perché poteva vincere Piontek? Perché secondo me non meritava neanche 5,5, meritava 5 se non 4,5 per la partita che ha fatto. E ancora una volta mi ha inchiappettato lui, tra i tanti. Dall'altra parte, cioè roba del clamoroso, dall'altra parte noi ha giocato Musso, gli entrava Sportiello. Due gol subiti, 4, tra cui uno con assist di Marusic, cioè proprio stavo in pace con me stesso. Demiral 5,5, era partita anche bene perché aveva male, anzi, poi avevo rimontato perché aveva quadrato 6,5 più 2 assist ammonizione, 8 totale, Cialanoglu 6,5, Kostic 7 più 1, 8, Abraham 5, avevo preso gol da Osimhen e va bene, 7,5 più 3, 10,5. Ora arriviamo e mancano questi giocatori. Miei, Kyriakopoulos, 6,5 alla fine. Che Cyriel Dessers, ma porcaccia la miseria. Perché? Perché ti dico così? Allora, Audero sta diventando il mio incubo e lo dico anche a rischio di essere fatto dei frame di sfottò con dai tifosi della Sampdoria, non fa niente, fa parte del gioco. Però Audero veramente ha rotto i coglioni, cioè ogni volta che c'è un rigore che mi può andare bene a me o calcisticamente o fantacalcisticamente, trovo Audero sulla mia strada. Ora, anche in questo caso poi, rigore calciato male, cioè Dessers gliel'ha tirata addosso. Porcaccia la miseria, per no porco chi so io, chi so io è porco, chi so io, che chi sapete voi forse. Cioè, ma perché? Perché poi se ne mangia un altro. 4 e mezzo, ma era una partita in cassaforte. Cioè, il mio senso è superati gli ostacoli del cuore, Abraham Cialanoglu, di lunedì, cosa poteva succedere?
Cosa poteva succedere, ragazzi? Questi hanno recuperato 9 punti. Hanno recuperato 9 punti. E vi spiego come. Perché Dessers, 4 e mezzo. Rigore sbagliato, 1 e mezzo. Kyriakopoulos ha preso 6 e mezzo. E la mia squadra l'abbiamo completata. Dall'altra parte. Abbiamo detto che Singo non ha giocato. Al posto di Singo, chi entra? Uno che stava prendendo 5. Stava prendendo 5 e forse era anche miracolato dal 5, visto che prende una munizione per proteste, causa il rigore, non ne becca una. Proprio lui, Omar Colley, un altro giocatore della Sampdoria che mi rompe con io, cioè, ma è possibile? Dalla panchina Colley, dalla panchina, no, io tanto dopo vi metto gli screen, ma guarda qui se si vede la panchina Omar Colley, oh, lo vedi? Lo vedi? No, non si vede un cazzo, non si vede un cazzo, però non fa niente. Colle 7, ammonizione, gol 9 e mezzo. E non è finita qui. Aveva Okereke, cioè potevo prendere. Già se prendevo gol da Okereke era diverso. È un attaccante, almeno segnava la Cremonese. Già lo mandavo giù un po' diversamente. Ma Colle, ragazzi, ma che cos'è Colle? Che cos'è? Cioè è un calciatore. Io non capisco. È un calciatore Colle. Ditemi voi. E non è finita qui. Come li hanno recuperati altri 3 punti? Noi giochiamo col modificatore difesa, ok? Quindi a me entrava Marusic 7,5 con il 7 di Schurz e Szczęsny 6 e un potenziale, si sperava, 6 di Kyriakopoulos, se andava anche bene, ha preso 6,5. Prendevo più 3 del modificatore difesa. Ora loro stavano rovinati perché non stavano prendendo neanche un punto di modificatore difesa. Che succede? Oltre a Colley. Oltre a Colley, il migliore in campo della Cremonese, chi deve essere? Valeri. Valeri, 6,5. E prendono anche loro più 3. Anche loro prendono media 6,5 di modificatore difesa. Ragazzi, una partita arrivata lunedì sera dove mancavano, veramente, mancava il peggio della Serie A. Mancava il peggio della Serie A. Dessers, Colley, Valeri, Okereke. Ma cosa poteva succedere? Cosa poteva succedere? 6,5. Ho dimenticato qualcuno. Sabiri, che a me ci mancava solo. Guarda che prendevo gol da Sabiri. 5 ammonito 4,5. Ora, la prossima settimana io gli attaccanti li schiero così. Perché ora in panchina non ho lasciato nessuno che ha segnato. Però la prossima settimana io li schiero così. Perché veramente non so più che fare. Non so, sta diventando una pagliacciata abbastanza ridicola. Metti uno, segna l'altro, metti quello, sbaglia il rigore, metti l'altro, lasci panchina quello che segna. Settimana prossima, tanto già lo so, Piontek non lo metto, mi pare che va a Roma contro Lazio, Piontek non lo metto e segna. Sicuro, sicuro. Quindi nelle mie intenzioni, visto che nelle mie intenzioni c'è di non mettere Piontek, già lo so. Tra l'altro, per favore, fate rientrare Berardi. Ma non perché voglio Berardi, perché almeno mi tolgo un dubbio, perché adesso il dubbio è Arnautovic più altri due. Quando rientra Berardi saranno Arnautovic, Berardi e un altro. Almeno mi tolgo un dubbio e ne rischio di sbagliare solo uno. Quindi per cortesia, date un po' della, alzate le mani al cielo e date un po' della vostra energia a Mimmo Berardi. La prossima settimana vi faccio così gli attaccanti. Mischio, mischio, pesco un bussolotto. Ecco qua, l'ho anche strappato. Raspadori, Raspadori, Raspadori. Non so se si vede, Raspadori. Poi ne pesco un altro. Arnautovic, ovviamente, non è questo bussolotto perché, no, perché va schierato sempre. Ne pesco un altro. E chi mi esce? Perché? Eccolo qua, Piontek. La prossima settimana gli rischiero così gli attaccanti. Perché poi uno che può fare la fine deve. No, sto scherzando, ci sono tutti. Ci sono tutti, pesco anche gli altri per farvi vedere. Ci sono anche gli altri che Milik, porca la miseria, un altro, se ne inventa un'altra la settimana prossima, Milik. Qua gli altro c'è, Dessers, eccolo qua, Dessers, alla fine è arrivato, proprio come dice il suo nome. Sono stanco, sono stanco, sono stanco, sono veramente stanco, basta, non si può, cioè io veramente le ho viste tutte. Ogni giornata le vedo tutte e ogni giornata ne scopro di nuove. Si può prendere gol da Colley dalla panchina? Tra l'altro, non so chi avevano dopo Colley. Vabbè, no, avevano Ocoli. Che boh, io personalmente, anche se la partita è più semplice, metterei comunque Ocoli. Prenderei
primo panchinaro piuttosto che Colle, ma queste sono mie considerazioni personali che possono anche andare oltre, perché poi ho Colle, ho Colli, vabbè, ho stato simili, insomma, due biscottini a qualcosa, io non lo so, fatemi sapere come è andata a voi. Se tutto va bene, ci vediamo sabato per la diretta dei consigli. A questo punto devo fare la diretta per averli io i consigli, perché veramente tra questi non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo niente, non so più che, non so più che pensare, chi mettere in base a cosa e perché. Perché metti uno, segna l'altro, quell'altro sbaglia il rigore, non lo so, non lo so, basta, basta. E pareggiamo così in un tranquillo lunedì sera, pareggiamo così in una partita chiusa, che poteva non essere chiusa per svariati motivi, ma non perché devo prendere gol da Colle dalla panchina, non perché devo, quell'altro deve sbagliare rigore. Pareggiamo così, una partita vinta, tranquilla. Poteva essere lunedì sera di sonni tranquilli e non lo è stato. E dulcis in fundo, devo pure sopportarmi la Sampdoria che ha vinto contro la Cremonese. Questi pare che hanno vinto la Champions League adesso. Adesso pare che hanno vinto la Champions League. Hanno fatto, vanno a 6 punti. Se non mi sbaglio, scavalcano sia la Cremonese che il Verona. Pare che hanno vinto la Champions League. Qualcuno mi ha scritto anche ieri: hai visto? Hai visto? Abbiamo vinto, squadra B. Cioè, queste sono le comiche. Hanno vinto una partita. Hanno vinto una partita. Sono pazzi, sono pazzi, sono pazzi. Quell'altro che mi ha scritto qualche giorno fa: vieni a Genova a vedere una squadra vera. Oh, sveglia! Avete vinto una partita? Sì, poi ci scherziamo. Audero, Sabiri, vabbè, ci scherziamo. Ma tanto, alla fine, vedremo chi sale e chi scende. Senza esporre, solo chi sale e chi scende. Poi io l'ho detto, secondo me vi salvate, però attenzione, fate molta attenzione, perché se per caso non vi salvate, se per caso non vi salvate, vi vengo a prendere uno a uno. Uno a uno vi vengo a prendere.